Vi siete mai chiesti quali sono le tre migliori auto da pista ma omologati per la strada? E buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nuovamente in questo nuovo e scintillante video. Oggi sì, siamo in una top 3 e parleremo delle tre migliori auto, secondo me, da pista ma omologate per la strada. Iniziamo subito dalla prima. La Ferrari 488 pista, e la vedete, è perfetta. Cosa vuoi dire di più? Il design perfetto, aggressivo, con quella presa d'aria in mezzo al cofano che fa prendere aria ai radiatori, poi tutto il posteriore elegante, affilato, sportivo ma elegante, perché non c'ha alettoni, sporgenze inutili, gli scarichi giganteschi messi in centro al posto giusto sotto il cavallino, la fiancata coupé da 488, gli interni perfetti, cioè da pista alleggeriti proprio con lo stretto necessario che serve per accendere il motore e andare nella pista più vicina a spingere, basta. Poi ovviamente, cosa vogliamo dire del motore? È il classico V8 di turbo Ferrari con prestazioni eccellenti. Seconda, la Lamborghini Huracan STO, quel muso che appena lo intravedi nello specchietto ti sposti, perché ti intimorisce, con quelle prese d'aria in centro che sono proprio bellissime, frontali, il classico da Huracan, però non dalla classica Huracan che è da videogioco. Poi anche la fiancata, che c'è da dire, la fiancata forse è la parte più bella della Huracan, anche qua invariata, ma rimane speciale, perfetta, affilata e come potete vedere dalle immagini di sovraimpressione. Poi il posteriore con quei giganteschi scarichi che appena li metti in funzione ti fanno godere come un riccio appena nato da poche ore. Poi quell'alettone regolabile al posteriore che ti fanno regolare il carico aerodinamico per le varie piste. Che cosa c'è da dire sul motore? Il classico V10 aspirato da 600 cavalli. Poi, per ultima, ma non per importanza, Ferrari SF90XX stradale, ovvero la perfezione. V8 ibrido ma con un body kit alleggerito fantastico. Anche qua abbiamo l'alettone. Ecco, questa qua è l'unica pecca. Avrei preferito una Ferrari senza alettone, ma va bene, le perdoniamo tutto. Edizione limitata, solo 799 esemplari nella versione coupé, 599 nella versione spider. Cioè, gli interni fantastici, prestazione anche qui, 1000 cavalli, 0 a 100 in 2,5 secondi da urlo. Che c'è da dire? Se no, cliccate qua il pulsante qua in alto nelle schede per vedere la recensione completa che ho portato qualche settimana fa sul mio canale.